si può considerare oggi il mondo governato dagli algoritmi? Sì, perché c'è tutto in algoritmo. Rifare sempre la stessa procedura è per definizione un algoritmo. Questo è quello che fanno automaticamente poi magari le macchine, i computer. Il discorso è al servizio di chi vengono posti questi algoritmi, delle compagnie che gestiscono e perché hanno interesse nel farlo, perché se il fine ultimo è quello di veicolare dal punto di vista commerciale un individuo, allora ha senso Google, ha senso Facebook, ha senso tutta la raccolta di dati che stanno facendo. Il punto non è, secondo me, al momento andare a identificare o non identificare in Google, in Amazon, eccetera, un nemico. Il punto è farsi le domande giuste dal punto di vista etico, dal punto di vista sociologico e dal punto di vista filosofico. La proposta delle domande giuste significa che io vado a rioccupare uno spazio nel mondo. In questo momento lo sto un po' subendo, il mondo. La domanda interessante è a monte: che cosa ha implicato questo cambiamento, da dove è nato, come è cresciuto, come si è sostentato e che impatti sta avendo? E mi sembra anche dalle cose che hai detto che uno dei grossi problemi è che noi tendiamo a fare esperienza di questo mondo segmentato, reso discreto dal calcolo e dagli algoritmi, come se fosse naturale, diciamo. Questa naturalizzazione di una modalità algoritmica di percepire e di vivere e di regolare il mondo è uno dei problemi che abbiamo tutti, che coinvolge tutti, ma che non sono così facili da girare. Cioè, quali sono le strade, no? Quali sono gli strumenti che ci permettono di interrompere questa specie di logica di governo delle cose che ha assunto diciamo, il concetto che la costruzione discreta del mondo sia il mondo. Ecco, questo secondo me è un grosso problema di questo tipo di essere al mondo che ci riguarda tutti. Però c'è mi è chiaro, adesso provo a rispondere, però faccio un passo indietro. La tecnologia da sempre, digitale o non digitale, ha creato delle funzioni nel mondo, uno, e due, ha cercato di dirci che queste erano naturali. Facevo prima l'esempio della prospettiva. Se quando voi andate a scuola vi insegnano a disegnare con la prospettiva, ma non vi dicono che è la prospettiva, vi dicono è la maniera naturale di vedere il mondo. No, è un dispositivo visivo che implica una colonizzazione del mondo da un punto di vista matematico. Ogni tecnologia tende a far credere di essere la maniera naturale con cui noi usiamo il mondo, e così non è. Ma questo è storico, il digitale non è più o meno di questo. Qual è il punto? È che negli altri casi abbiamo avuto un sistema culturale che in qualche modo ce l'ha spiegata questa applicazione del mondo, cioè ci ha spiegato che il cinema non è la visione del reale. Il cinema sono 24 fotogrammi al secondo proiettati su un telo in una stanza buia con un'ottica che si chiude. No, cioè, se c'è qualcosa di meno naturale del cinema, ditemelo. Wenders lo chiamava il falso movimento. Ci è voluto un po', però, cioè, e qui forse c'è un altro problema. Beh, attenzione! Un problema di accelerazione, non so. C'è un problema di accelerazione, ci è voluto un po', questo è il punto. Le altre tecnologie sono entrate nella storia e si sono sviluppate nella storia con dei tempi più lassi. Se la sono presa più comoda. E quindi abbiamo avuto il tempo, il cinema un secolo si è preso, abbiamo avuto il tempo di teorizzarlo, di costruirlo, di capirne i meccanismi, eccetera, eccetera. Il problema è che sì, queste tecnologie hanno un impatto sulla società violento dal punto di vista dell'accelerazione. Questo sono d'accordo. Non solo, se poi usciamo anche dal campo della visione, no? Ma pensiamo al modo in cui le tecnologie digitali e la biologia convergono, per esempio, non soltanto abbiamo un'accelerazione, ma abbiamo un ritorno che modifica le strutture fondamentali della vita, per esempio. Non si riesce più a produrre la biologia della macchina. Perché? Perché la visione che noi abbiamo del corpo e della vita, dell'ambiente e del digitale stanno convergendo.
per due motivi fondamentali, che sono motivi, secondo me, molto importanti. Uno, il nostro cervello e il sistema dei media usano la stessa tecnologia, l'elettricità. Non è mai capitato nella storia. Il nostro cervello non usava il fuoco, la clava e tantomeno la macchina a vapore. Secondo motivo, il sistema, quello che poi è la base degli studi che si viene fatto oggi del DNA, è esattamente il sistema del passaggio dall'algoritmo al programma. Queste sono delle cose su cui riflettere. I filosofi digitali, Gregory Chaitin, Stephen Wolfram, tra i più noti, dicono che la consonanza tra mondo biologico e mondo digitale della programmazione, quindi l'universo algoritmico, riprendendo tra l'altro un discorso fatto da Leibniz, che impostava la sua metafisica teologica sulla programmazione, e dicono che c'è una tale consonanza per cui probabilmente Dio è un programmatore e ha programmato l'universo in un sistema digitale binario. Perché continuiamo a trovare consonanze. Una volta che siamo sbarcati sul favoloso mondo del discreto digitale, continuiamo a trovare risultanze. Stephen Wolfram ha studiato gli atomi cellulari. Se non sapete cosa sono gli atomi cellulari, è un giochetto. Cioè si prende un riquadro, lo si divide in quadri, se ne fa una scacchiera, si prende un quadro bianco e uno nero, in questo schema, e poi si comincia a dire alla macchina tutte le volte che un quadro bianco ha di fianco un quadro nero, il secondo quadro bianco diventa nero, e tutte le volte che due neri vedono un bianco, l'altro diventa bianco, e adesso vai. Ed è una macchina virtualmente infinita, è la base di quelli che vengono chiamati gli algoritmi generativi, cioè quelli che si autogenerano e quindi virtualmente sono infiniti. Stephen Wolfram ha studiato gli atomi cellulari, cioè diverse di queste strutture, quadro bianco, quadro nero, 0, 1, acceso, spento, il bit, e ha cominciato ad annotare come un biologo. Cioè lui è partito con la sua, come se fosse Darwin, a studiarli come se fossero animali. Beh, è venuto fuori che autonomamente hanno riprodotto perfettamente un fiocco di neve. Hanno riprodotto perfettamente una conchiglia. Hanno riprodotto perfettamente il guscio di una chiocciola. Hanno riprodotto perfettamente delle strutture che sono in natura. Wolfram ha scritto un librone di 1000 pagine bellissime, si chiama A New Kind of Science, dove dice tutta la scienza deve essere informatica e tutta l'informatica deve essere studiata come la biologia. È ovvio che lì poi c'è anche un misto di misticismo, l'abbiamo detto prima, eccetera. Però sono delle basi molto interessanti, che dicono molto di noi, dicono molto appunto della visione che noi abbiamo di noi e di come ci vediamo nel mondo. Le rispondenze tra il mondo discreto e il mondo fisico sono sempre maggiori nell'ambito della scienza, e questo deve porre degli interrogativi. Il mio scopo è fare delle domande, e su quelle domande trovo delle connessioni molto interessanti che ci dicono che il digitale è un altro punto di vista, è un altro modello, e che ci dicono che questo modello sta portando a dei risultati molto interessanti, tranne la comparazione, nella rappresentazione, nella comunicazione e nel progetto culturale in cui noi siamo immersi. Io lo penso intensamente questo, so che sarete in disaccordo, ma la tecnologia, finché la studiamo come qualche cosa di esterno, secondo me sbagliamo. Come diceva Bateson, ma anche Gibson, anche l'ambiente siamo noi. L'ambiente in cui viviamo non è fuori da noi, siamo noi. Allora, la tecnologia fa parte di questa cosa qui, è ciò che l'uomo crea per se stesso, ciò che l'uomo crea dentro se stesso, è il suo DNA. Io sto parlando di un'ontologia, la mia ontologia è anche la tecnologia. La tecnica è sempre stata parte dell'uomo, ma è sempre stata parte come strumentazione, cioè una strumentazione che partorisce e che gestisce. In questo momento la tecnica è meno strumentale di come era una volta, è più ontologica. Adesso c'è un sistema di coevoluzione molto più forte. Alle macchine noi non chiediamo soltanto di fare delle cose, ma chiediamo di entrare in simbiosi con noi stessi. Guardate che il termine simbiosi appare già nel 1960, un informatico, matematico informatico di nome Licklider, parla proprio di simbiosi uomo-macchina.
cioè parla di sistemi algoritmici come dei sistemi che, non chiedendoti più di fare solo una funzione, leva, apri cosa, luce, fai luce in una stanza, eccetera, eccetera, ma che ti chiedono una più complessa relazione, addirittura un dialogo. Allora lì dice, noi stiamo entrando in un sistema simbiotico. Se tu entri in un sistema simbiotico, notate come ricorrono continuamente i termini della biologia. La biologia veramente sta diventando un po' la casa per tutte queste cose. Se noi parliamo di simbiosi, stiamo entrando in un sistema appunto di biologia rinnovata, in cui in qualche modo dobbiamo tenere conto delle macchine. Da sempre noi siamo in relazione con l'ambiente, le piante, gli animali e le macchine. In questo momento siamo in una relazione ancora più forte, ancora più intrinseca, in un'ibridazione ancora più profonda, che appunto molti informatici iniziano a chiamare simbiosi. Quando io dicevo io sono la tecnologia, sto parlando esattamente di quella cosa. Un sistema di uguaglianza con la tecnologia c'è sempre stato. Ogni tecnica, ogni tecnologia è un sistema di vita e quindi in qualche modo è un'appropriazione biologica. In questo momento siamo addirittura a una crescita evolutiva di tipo simbiotico. E lì dice anche che l'intelligenza stessa è questa modalità tende di interattività, di simbiotica con l'ambiente, con gli altri, sì, con il mondo. Guardate che il 5G e addirittura il 6G stanno apparecchiando un sistema ambiente in cui la tecnologia non è più sovrapposta, ma è assolutamente integrata. Nel nuovo libro che ha appena pubblicato per il Mulino, Roberto Cingolani, il famoso studioso di robotica, parla dei robot come una biologia differente. I robot funzioneranno molto probabilmente in cloud, cioè non ci sarà il singolo robot intelligente, ma il sistema degli apparecchi sarà un sistema intelligente perché accederà a un cloud che il 5G e il 6G metteranno a disposizione in maniera totale, ma è lo stesso cloud a cui faremo riferimento noi. Allora, se noi e loro stiamo nello stesso sistema di repository dei dati, se stiamo nella stessa biblioteca borghesianamente, ecco, diventiamo in qualche modo la stessa cosa di questa mega biblioteca, repository in cloud.